ragazzi e bentornati nei Shusha. Siamo tornati con Far Cry 6 e io vi ringrazio per tutto il supporto che avete lasciato alla primissima puntata. Grazie ragazzi, continuate a supportarla come vi piace e condividete il video a tutti gli amici. Ma ci pensate, la mia prima serie è stata Far Cry 3 e adesso stiamo giocando Far Cry 6 con quasi 3 milioni di iscritti. Follia. Però sto rifacendo la intro a questo video, ma questo gioco mi sta piacendo talmente tanto che la prima puntata durava tipo un'ora e mezza e ho deciso di dividerla, quindi le prossime puntate le sto cercando di ridividere per non farle troppo XXL. Però ci vediamo questa sera in live 21:30, dove andremo a fare missioni secondarie, segreti. Però guardate questo video fino alla fine perché c'è una missione che vi riporterà indietro a Far Cry 3. Secondo me questo potrebbe essere uno dei migliori Far Cry. Danny, I've got big plans for you. But first, I need you to get a thing for me. Now, I hear you ask, Juan, what is this thing you need? All you need to know is don't try to eat it, talk to it, or put it in your pants. No. But Juan, I hear you ask, where is this thing you need? Head for the radio tower and follow the trail north. It'll take you to an abandoned camp on the east side of the island. I can mark it on your map. You'll meet my contact there. She'll hook you up. Okay. And Danny, you pull this off, I'm gonna give you something for pulling me from the bottle. A little gift an old friend gave me for saving his life. Not that you saved my life, just... I get the fuck out of here. Vabbè, dobbiamo recuperare un qualcosa per lui. Accetta. Easy as smoking a cigar on Sunday. Sì. Allora ragazzi, è lontanissimo come potete vedere, quindi ci sposteremo velocemente. Ma per farlo possiamo fare ovviamente, andiamo a piedi ma non mi pare il caso. Ci dovrebbe stare un cavallo da ste parti. Non mi ricordavo che c'era. Eccolo, furia il cavallo del West. Nessuno se la prenderà se gli rubo il cavallo, no? Attenzione, questo the control. Ah ok, attenzione alle spine stradali. Andando a tutta velocità con un veicolo attraverso un posto di blocco, distruggerà i tuoi pneumatici. Elimina i soldati e distruggi il cartellone. Sì. Quindi devo distruggere quel cartellone lì. Allora, vedete, ragazzi, questo qui è vulnerabile alle munizioni perforanti. Ok. No, dove va coso? Munizioni perforanti. Quindi io prendo questo. Pam, morto. Vabbè, io ho sparato in testa, sarebbe morto lo stesso, credo, eh. Questi non si sono accorti che io ho il fucile in mano. Ah no, sono io che lancio le bombe. Ah no, questo è... Ah ok, esplode. Ma chi sta sparando a chi? Ah no, quelli sono i miei, sono i miei. No, sono i miei quelli lì. Ah, l'abbiamo liberato. Liberato, liberato. Vabbè, non c'era nessuno. Posto di blocco conquistato. Quindi adesso in teoria ci dovrebbero essere i miei amici qui. Usa la chiave, ma la chiave ce l'ha? Here. Eccoci. Juan, the checkpoint is clear. Didn't that feel good? You earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. Aha, e che cosa ho scoperto? Bello, bello, fucile di precisione. Eccola qui l'antenna. Ricordate le vecchie antenne di Far Cry quanto erano fighe? Fighe, vabbè, dopo un po' erano sempre la stessa roba, però. Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Sì, I'm on my way. Quando dice sì, raga, non so perché, ma mi sembra tipo Cristiano Ronaldo e fa sì. Allora, io devo salire lì su, perché secondo me là c'è qualcosa, vedete? Usa il rampino. Sì. Anzi, sì. Ah, volevi nasconderti, eh? Che c'è, che c'è? Stivali delle munizioni. Ah, stiamo completando il set di dotazioni delle munizioni. Pam. Certo, è bruttissimo, eh. Però. Olè! You're in the right place, Danny. Dici, eh? My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Ah. I thought you just said uranium. You heard me. Look. All I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Sì, ma non è che l'uranio impoverito lo prendi così. Allora, abbiamo preso il paracadute. Beh, ci servirà, ragazzi.
per tuffarci da grosse sporgenze, però... cioè, hai preso l'uranio impoverito, ma no! Che è sta roba? Un'ora l'idolo! Blessing. A me no più. Bene! Nuove armi e dotazioni presso i trafficanti d'armi di Juan. Vabbè, bella. Siamo saliti di livello? Vabbè, penso un collezionabile. Rovescia il regime e diventa più forte per farlo. Completa operazioni, conquista obiettivi militari, distrugge e ruba scorte e risorse militari. Quindi se uccido o no i nemici non mi dà esperienza. Conscript or volunteer? Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. All I wanted to be was a soldier. You know, wear the uniform, serve my country. I found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor? Yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Pesos ready. There he is. Hope you got some pesos on you. Allora, corrompiamolo sto tizio. Ok, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Thank you. Sure. Whatever you and Raisa are about to do... Oh, questo è successo. I don't wanna be around for it. Grazie. Alla prossima. But every soldier is a fanatic. Some are just trying to feed their families. No, non mi sono potuto put the guns away before you approach them. Non mi sono potuto riprendere i soldi. Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, Doc. Sì, ce l'ha già detto. Infatti, ragazzi, vedete? Questo tipo che fa? Munizioni perforanti. Munizioni perforanti. Sono tutti armati e pericolosi. There's the officer in charge. Alvarez has the key to the armory. Careful, okay. Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Tutti con le munizioni perforanti. E allora, ragazzi, ci dobbiamo armare, vedete? Sì. Usiamo il banco di lavoro. E guarda caso, abbiamo un banco di lavoro proprio qui. This fort is the most protected base on the island. These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. Allora, io ho perforanti con il fucile, però non sa... Oh, devi sta zitta! Sì. Però non sarebbe male pure averlo per il fucile di precisione, eh? Ora, io non sono un grande fuciliere, però... Ah, non lo posso costruire, vedete? Oh no, mi manca la polvere da sparo. Non so neanche costruire... mi serve sempre la polvere da sparo per far tutto. Pure per costruire proprio il silenziatore, quello fai da te, fatto con col tubo di plastica. Certo, è bruttissimo, quindi almeno facciamolo figo. Vabbè, ci siamo. A parte, ragazzi, che non è che fosse chissà che, eh. Allora, io direi che forse un approccio potrebbe essere quello di cercare di arrivare da lì. Vedete, lì si può entrare. Occhio al tizio razzato e quello lì che c'ha il mortaretto. Apri il paracadute, oh. Spazio aereo interdetto, vedete? Ci sparano, eh. Vabbè, ma noi quatti come gatti. Io volendolo potrei uccidere quel tizio lì. Quatti come gatti, ragazzi. Non so se sto facendo la cosa giusta. Ah, ma c'è una grotta. E che fai? Non ci passi da dentro? Siamo da dentro la grotta così. Ah. Qua nuotiamo come dei trichechi. È solo? Zitti tutti. Fischia. E mo fischi da recaio, vai. Dodo. C'è una pistola qui. Niente, è chiuso per me. Oh. Buon Natale. Autocrate. Pistola. 2 stelle, vedete? Forse è livello 2. La mia trisnonna aveva questo uovo ingioiellato di lusso. La cosa più brutta che abbia mai visto. Ha detto che gliel'aveva dato la domestica della moglie del vecchio Gabriel Castillo. Beh, adesso che si trova nella mia pistola preferita, mi sembra molto carino. Avere a che fare con i Castillo è una cosa di famiglia, eh? Soru.
Ah, si è fatto una pistola con la roba del di Castillo. 1967. Torcio budella, aumenta i danni inflitti dall'arma. Quest'arma unica non può essere migliorata. Ah, sì, sì, ragazzi. Bella, bellissima. Ok. Allora abbiamo fatto doppiamente bene a passare qua. Però noi dobbiamo comunque armarci con il fucile perché sono tutti corazzati. Found the armory. The uranium is inside. Piano. Ah no 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 no, aspetta. Non è che ci vedono. Questo ci vede sicuro, però dobbiamo andare a battere sto robo. Disattiva l'allarme che sennò chiamano gli aiuti. Facile Mike, facile Mike, facile Mike. Come soldiers here. Orco ciuda, arriva. Qua c'è l'uranio. Aspetta, però prima ripuliamo. Guarda quello come è morto. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Come disse il gallo alla gallina, ci vediamo domani mattina. Sarà un campo di detenzione. Oh, occhio al capo però, eh. E c'è sta il tizio noto, fa fuori il tizio lì. Bello, la munizione perforante. No. No. Vabbè, non mi ha beccato, dai. Volevo farlo in grande stile. Grazie mille per la chiave. L'avrei comunque dovuto uccidere lo stesso, perché dovevamo prendere la chiave. Aha. Ah, no, prima ci rubiamo tutto. Via. Via. Oh, ecco la polvere da sparo, mannaggia, ragazzi. Averla avuta prima. Juan, you didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. Now bring it back to me. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Beh, ragazzi, sto andando in giro con una valigetta d'uranio. Non fa la pussy. Non fa la pussy. Vabbè, torniamo al campo. Lo faremo volando. Se si può. Vediamo un po'. Eh sì che si può. Let's go. Oh yeah, Juan. This is resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, what the hell is this? This is a supremo. Il supremo, questa ragazzi è la cosa più figa in assoluto. Looks like a rocket launcher. Sì, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you resolve, Juan. So do I. Lui è veramente un tosto, un duro, un fico. Chiamatelo come lo volete. Abbiamo il Tostador. Abbiamo il supremo. Supremos are like a good lover. Or a great sandwich. Are you just hungry, Juan? Yes, but I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Abbiamo preso il nostro primo supremo exterminador, un supremo d'assalto. Andremo a scoprire adesso come utilizzarlo, in che cosa consiste. Dobbiamo andare a fare una missione clamorosa. Guardate questa. Guarda, lei è stata davvero ferita. I don't need to tell you that Viviro is the lifeblood of Castillo's regime. He's built work camps to produce it all over Yara. These plantations use outcasts as slaves to grow the tobacco plants they turn into Viviro. These are our people, Danny. Beaten, tortured, sprayed by poison chemicals. There's a camp on this island. We tried to destroy it when we invaded. We failed. Now, we're going to finish the job. Julio is waiting for you at a nearby barn. Noi e Julio attaccheremo il campo di prigionia e lo darete alle fiamme con il supremo che Juan ci ha dato. Dobbiamo colpire Castillo dove fa male e mandare un messaggio che Libertad è ancora viva e vegeta. Sì, ragazzi, quindi entreremo per la primissima volta in contatto col Viviro, questa sostanza che è cruciale. Suerte. Suerte, suerte, lo sento, lo sento. Impareremo lo spagnolo. Quindi non solo proveremo il supremo per la prima volta, ma... Time for a test drive of that supremo. Now if things get too heavy with the soldados,
Just pull the trigger. But one tiny, tiny thing you should know. Dimmi. Oddio! Experimental phase. They need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I strapped one to my back. Just let that Supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. You'll get it. Sì, il Supremo, ragazzi, si ricarica uccidendo i nemici. No, mi volevo cavalcare mentre parlavano, ma forse, ragazzi, anche per una fruizione vostra che state su YouTube, capisco che è un po' frustrante magari leggere i sottotitoli. Insomma, viene un po' il mal di testa. Per il momento questa è la grande pecca di sto gioco, perché io ancora ad oggi non trovo il senso di non aver messo l'italiano. Però è inutile, come si dice, piangere sul latte versato. Ormai impareremo l'inglese e lo spagnolo, dai. E c'è il tostador, eh? Eccolo qua, Perez. Didn't think you'd show. Come pensavo che saresti venuta? Mi ci ha mandato Clara. Shit, you actually showed up. È regolare. Listen, I'm not going to bullshit you. I wanted to do this alone, but Clara gave me an order. I can handle myself. Don't give a shit. So could Lita. She should be here right now, but instead I get you. And I'm supposed to be in Miami, but instead my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. So. Ok, questo ce lo bombiamo, sicuro. Step 1, we hit the tobacco. Step 2, we destroy their poison supply. Step 3, we get the fuck out of there and Castillo gets a nice pretty message from Libertad. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire and more importantly, Castillo's fucking poison. Ok. Meglio indossare quello che ci ha dato Julio. Guanti fuego. Ah, ma mi ha dato tipo un qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Quando vai a fuoco le fiamme si spengono automaticamente. Beh, ragazzi, visto che dobbiamo dar fuoco alle piantagioni, credo che sia alquanto utile. Sono pronto. Protective gear in the right situation will keep you alive. Yeah, right tool for the right job. I'm hearing that a lot lately. Sì, ormai l'abbiamo capito, è il motto del gioco, credo. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you, Blas. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, you need to know about the poison. You mean that shit they spray on the leaves? Its real name is PG-240. But we call it the poison because it fucks up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick, like deep down sick. And if that doesn't get you, the cancer that grows inside you will. Benissimo, madonna. Cioè... military. Marksman? Close assault? What's your thing? I'm good with guns. E fettuccine. We'll start thinking. That gear I gave you is good for fire and poison. But guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. This is a good place to scout it. Right behind you. Let's see what we're up against. Allora, tu non ti preoccupare. Andiamo a capire un po' com'è la situazione. Ho visto già un banco da lavoro. Così possiamo modificare il nostro arsenale. Avete capito, ragazzi, che quando ci saranno missioni così importanti, dovremo per forza modificare la nostra situation. Allora, eccolo qua. È qui che questi producono il viviro. Vero? See the viviro tobacco and the yellow poison tanks? Fammi vedere. Sì. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact. Poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Ok. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. Ok. You've got a flamethrower. You've got that Supremo. Time to fuck up all this Vaviro bullshit. Ma infatti non c'è manco tanto bisogno di fare una ricognizione tattica. Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. Eh? A song. Che una canzone. Hit me. El movimiento de libertad. Oh bella ciao, bella ciao. Ah, bella chi ciao, l'avrebbe mai ciao, detto, eh? Ciao. Il movimento di libertà. For per Lita. Let's make some chaos, Danny.
Sì, ragazzi, questa missione vi darà un po' di vibes alla Far Cry 3. Vi ricordate quando in Far Cry 3 andiamo nella piantagione a distruggere la marijuana? Ecco, qui lo facciamo, ma col viviro. Il movimento... Ma che, sei andato per cacchio sua? Oh. Benissimo. No. Diamo fuoco a tutto! Con bella Chunk sottofondo! Via! Tanto noi non andiamo a fuoco, vero? Invece sì, e invece sì. Oh, oh. Ciao, 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 damo fuoco a ste piantine. Aspetta, ragazzi, usiamo il nostro... Proviamo il supremo. Beh, allora, avevamo le piante che ci coprivano. Sì. Boom! No, ragazzi, c'è solo devasto qui. Ah, questi! E questi! Aspetta, aspetta, devo fare un approccio un po' più tranquillo, forse. Drop it! Supremo pronto! Supremo! Mamma mia, mamma mia! Però devo bruciare un po' di roba, eh. Bello, godo. No, mi perdo un po' di spettacolo, aspetta. Corri, 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 leva, leva. No, ci siamo persi il momento bello. Hanno rinforzi, non c'è problema. Abbiamo un bel po' da fare, eh. Un bel po' da bruciare. Non è come Skrillex, però tanta roba, dai. Aspetta, ragazzi, guardate quanta gente. Ci penserà lui, dai. Ma sei un idiota, sei. Madre mia. Oddio, gli ho sparato in testa proprio. Oh, 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 oh. Oh, mamma mia, devasta tutto. Che roba, ragazzi, mi sto divertendo troppo. Potevo far cose anche più fighe, eh? Perché vedete, potevo ucciderli con il loro stesso veleno. Vedete qua. Quanta roba potevo far esplodere. Vai. Oh, oh, oh. Che figata. Ci siamo. Arrivo, arrivo. Voglio prima divertirmi ancora un po'. Oh, te sta a mettere nel sacco, eh? È stata una bella missione, ragazzi. Veramente una figata. Bellissima. Beh, ma Far Cry è questo. No, non è per niente nuovo, infatti, Dani. Ti ho detto. C'ha quelle vibes da Far Cry 3. Oh, e se devi prendere qualcosa da Far Cry 3, e quella è una delle cose più fighe. Shit, you really can hold your own. I don't want to say I told you so, but... Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. Si. Listen, if you were good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Olè! Missione completata? Sì, fuoco e furia! Ecco, da qui in poi, ragazzi, sono completamente blind. Non so che cosa succederà, perché io avevo fatto questa missione e poi mi avevano catapultato direttamente nel futuro, cioè quindi in una sezione molto più avanzata dove ho fatto tutte secondarie. Mi è piaciuto un sacco. È così che funziona, cioè loro utilizzano un veleno che potenzia il tabacco e lo trasforma in questo viviro che cura per il cancro, cioè loro la vendono come cura per il cancro, ma dallo stesso lato
chi lavora sui campi è esposto al veleno e quindi contrae il cancro. I hope you can see the smoke from where you are. You struck a blow against Castillo today. I hope Julio wasn't too rough on you. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman, which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. You're building bridges for me, Danny. It's your gift. We need Benito. Talk to him. Andiamo da Benito? Un ex guerrigliero nel cantiere navale. Immagino che questo ci insegnerà a pescare. Cosa che non farò mai, ma vabbè. Riporrei l'arma per non destar sospetti, ma non mi sembra che ci siano nemici in questo momento. Però, vedendo le risorse, forse piomberanno qui da un momento all'altro. Ah, sei tu? Lo scuoiatore di squali. Let me guess. Clara Garcia talked you into this. She even had us fishers hooked on her Libertad nonsense. Convinced us to help her little invasion of Santuario. Lost 5 of my best. Now Clara calls me begging for boats. More recruits. Pfft. I'm a pirate first. Fisher second. Thank the blockade for that. We use our boats to pull fish from the sea. And we get people and contraband past the army. But el presidente tightened his grip. The new comandante, Rosario, has locked down all the fuel to keep it out of Libertad's hands. Murders anyone who dares get near it. Clara wants us to help Libertad. Take back that refueling station. Kill Rosario. Help put food back on our tables. Vabbè, questo se parlava un altro po' più lento si fermava. Suerte mia. Suerte, suerte, ci penso io, Ho capito, Faccio tutto io. Te spengo pure la radio. Allora, ragazzi. Danny, the only thing better than a guerrilla is a guerrilla with a nice ride. You want me to steal one? Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call me. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. Ma you dai. Don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. Dobbiamo assassinare la comandante Rosario. Ci ha dato lo strumento saldatore che è quello per aggiustare la macchina, però abbiamo un nuovo mezzo di trasporto. Oh sì, allora so di per certo che si possono modificare. Non ho preso il caffè, ragazzi, non so se si sentirà. A volte penso, ma è meglio prenderselo sto caffè quando registro o no? Certe volte te direi di no, ma stavolta forse sì. Allora, stiamo lontani, ma quanto lontani siamo? No, qui va presa la macchina. Attraversiamo qui. Sta roba andrebbe buttata giù, ragazzi. Vedete, se lo distruggiamo liberiamo i cieli in questo spazio aereo. Magari queste sono attività secondarie che possiamo fare in live insieme. Ragazzi, in questo momento non voglio potenziarmi perché la polvere da sparo è troppo importante. Allora, chiamiamo la nostra auto. Vediamo un po' che succede. Ah, eccola. C'è arrivata. Che burro. Arrivo. Grazie mille, fratellino. Ok. Thanks a lot. Hola. Hola. Allora, dove vogliamo andare prima, ragazzi? Juan, this is a nice car. That's not a car, Danny. That is a 1956 Beaumont Valentina. She's a work of art. Just like me. Except I don't have a ram welded to my chassis to fuck up anyone who gets in your way. You're definitely one of a kind. Now go get those fascist tiger. Oddio. Oh no, ragazzi, sono entrato in un posto dove è meglio non andare. Eh sì, eccolo qua. Questo è il luogo dove ci dobbiamo allontanare il prima possibile. I've been told you're heading into the province of Vincejo. Is that a problem? Just be careful. The soldiers there are better equipped and better trained. Find some high ground and scout out the enemy. Got it, Clara. No surprises. Scusa. A guerrilla only gets surprised once, Danny. Suerte. Suerte, suerte. Lo sento. Allora, ragazzi, dove andiamo per i primi? Possiamo andare qui alla benzina per la rivoluzione. E dobbiamo fare tutte e due, quindi io andrei prima qua. Aspetta, usiamo l'arma fissa? Sì, ci ha detto chiaramente di non rompere le scatole agli altri.
Vabbè. Va manco toccato. Oh, passiamo da qui? Sarebbe bello fare tutta questa missione in silenzio. Però vedete, ci dà sempre un'opzione tattica in alto. Yeah, going to pay his friend Rosario a little visit. Just be careful. She's not gonna be alone. Do some scouting before you pull the trigger. Remember, rule number 9. Right tool for the right job. Rule number 10. Shut the fuck up. You're an adult and can make your own decisions. Spread your wings and fly, little bird. Passerotta, non me morì adesso. Allora, quello è il luogo. This place is crawling with soldiers. Maybe Comandante Rosario is here too. An alarm. Munizioni anti-uomo. Qual è? Questo è Rosario. È che l'ammazzo subito. Munizioni perforanti per lui. Perforanti pure lui, anti-uomo. Allora, anti-uomo ce l'ho, le perforanti si creano. Ma se io volessi colpire questo coso? Cioè, se io faccio così. Bella. Questo invece l'ha sentita. Comunque rimane il fatto che loro sono 8 livelli più di noi, eh. Allora, c'è il corazzato che se ne va di sotto. Benissimo. Andiamolo a prendere. Oh, finalmente ha aperto il carapatute. Sì, certo, Mike. Il carapatute. Ok. Sto fa un approccio diretto. Oh, il supremo è pronto, quindi dai. O li mando io dal supremo, da Dende li mando però. Oh no! Per capo, Rosario! Adios, Rosario! Adios, Rosario, ho sparato lì dove non batte il sole. E questo se magna sta polpetta. Io ragazzi smitro come niente, proprio... Lasciami stare. Ragazzi, prima mi gli sgraffigno tutto. Vabbè, non me la so giocata benissimo, devo dire la verità, eh. Tenete pulito, per amor di Dio. Tenete pulite le vostre postazioni di lavoro. L'ultima volta che è stata qui, Rosario ha trovato un po' di polvere sulla canna di una mitragliatrice. Abbiamo dovuto fare tutti i 100 flessioni. Fa tanto la simpatica e carità, ma è una... No, mi dissocio. Se teniamo tutto pulito e immacolato, magari ci lascia in pace. Ok. E sto bunker? Dammi quest'arma, vediamo un po', ragazzi. Dovrebbero essere solo armi uniche queste. El General. Paulito mi ha detto che conosceva uno dell'FND che stava sotto Napoleone il Pechegno. Vabbè, non gli ho creduto manco per un istante, ma poi mi ha raccontato che il Pechegno ha buttato via la sua arma dopo aver mancato due bersagli al poligono. Ha detto che era difensosa, ma funziona alla grande. Questo sì che è il Pechegno di cui ho sentito parlare. Che fa? Infligge danni da esplosioni in un'area, molto efficace contro i veicoli. Ah, munizioni da esplosione, cioè. Aumenta la velocità di movimento quando miri. Sembra molto interessante. Vedete, ragazzi, le armi giuste nel momento giusto. Ok, ragazzi, credo che abbiamo scelto il posto giusto prima. Quindi siamo andati dritti dove c'era Rosario. Però adesso dobbiamo andare a recuperare il carburante che serve al nostro amico Benito. I'm at the depot. Libertad needs that fuel. So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. You got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, I got you. Sì, già l'avevo capita che devo fare sta cosa, ragazzi. C'è un cecchino lì su. Antiuomo. Antiuomo, sì, non sono corazzati. Ce la potrei fare. Cioè, posso fargli pure saltare ben fuori. Questo chi è? Il medico? Con calma. Ora lo ripuliamo tutto, ragazzi. No, come ha fatto quello a non morire? Oh no, scendi. Vabbè, almeno non chiamano i rinforzi, dai. Ah! Ma c'è un coccodrillo lì! Ho liberato il coccodrillo e viene addosso a me. Ah no, ma come viene addosso a me? Soldato Fernandez. Il mitico. Vabbè, mi sono comportato veramente male, devo dire. Si poteva fare molto meglio in silenzio. Questo dovrebbe essere il nostro primo avamposto conquistato. Nessun allarme suonato e risorse ottenute. Oh, però è così, tecnicamente è così. Ok, Benito. Rosario is dead and the fuel is flowing again. Sì, carajo. I admit I got my doubts about Clara, but I never doubted you, mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp.
She's got our boats and our support. Gracias, Danny. E de che? E de che? Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Danny, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Sono quasi sicuro che andrà a cazzo di cane. Regola 73. La rivoluzione non è vinta da chi non teme, ma da chi viene temuto. Ah, ho capito Juan Cortés, eh? Quante ne sa?